Buonasera, ho i capelli ancora un po' bagnati, ma sono in procinto di uscire, è sabato sera, quindi sarà un trucco serale quello che vedrete. Diciamo che ho visto su internet una foto di un trucco che mi ispirava tanto. Volevo farvi vedere all'opera l'ombretto Tricket di Neve Cosmetics e quell'altro Drumroll. E quindi ci stava tutto questo trucco, vedendo quel trucco che ho visto. Ho già messo la crema idratante, adesso vado a dare un velo di correttore. A volte mi si chiede per quale motivo si mette prima il correttore e poi il fondotinta. In realtà non c'è una vera e propria regola. L'importante è appunto azzeccare con il colore del correttore per non rischiare di fare effetto panda. Andremo a mangiare la pizza. In teoria l'abbiamo mangiata anche ieri, siamo andati da Sorbillo a Napoli che fa la pizza, una delle pizze più buone di Napoli. Il rumore che sentite è la ventola del computer perché sto caricando un video, quindi è inevitabile, non posso spostarlo da lì. Sopportate. Sto testando il nuovo prolonger di MAC, che è il Waterproof Foundation, questo qui. Che, come ho detto la scorsa volta, è leggermente più piccolo di quello classico ed è 6 mesi. Il colore che utilizzo io è l'NC35. Ho notato l'altra volta durante la giornata che dopo un'oretta di tempo che lo avevo su, la parte esterna del viso mi tirava un po'. Ma una cosa strana che ho notato è che a fine giornata, quando sono andata a struccarmi, sul dischetto non ce n'era tantissimo. Però, diciamo, non voglio sbagliarmi perché veramente non ho testato a lungo. Questa è la seconda volta che lo metto. Ecco, il guaio di essere di Napoli, cioè provincia, comunque in zona, è che si rischia di mangiare la pizza anche più di una volta a settimana e quindi ci si gonfia, ci si prende il carbone attivo per evitare l'effetto gonfiaggio canotto. Ok, adesso completo la base con la cipria, questa qui di Elf, che sto riutilizzando dopo un parecchio tempo, che è quella lì correttiva. Cosa ne dite del mio sfondo nuovo? L'ho montato con mio zio 2 settimane fa. Non vedevo l'ora di ingegnarle, come si dice a Napoli. 2 settimane fa sono stata da Sephora e ho trovato questo kit per contouring di Sleek, questo qui, che trovo davvero meraviglioso perché è molto sfumabile, mi trovo da Dio, che è la colorazione medium. Quindi vado a fare il contouring col pennello 137 che, di MAC, che ha questa forma particolare. È di un'edizione limitata, però se lo rifanno non fatevelo sfuggire perché è vero che ha un costo, però per fare il contouring in polvere è divino. Questa terra qui è una terra un po' più calda fondamentalmente, non è eccessivamente fredda, però non è quella terra calda con la quale non si deve fare il contouring, è una via di mezzo. Io adesso vado ad applicare un pizzico di blush che ho scoperto Popcorn, sempre della collezione Art Circus di Neve Cosmetics. Ho scoperto essere uno dei blush più delicati, ma allo stesso tempo evidenti e persistenti di neve. Vedete, è naturale. Poi vado a dare un punto luce, che in questo caso è un ombretto presente dalla palette Naked piccolina, e metto Venus, questo qui, che è un shimmer. Ok, la base è completata, ma voglio sfumare un attimino questo perché ho esagerato, quindi quando vi capita riprendete il pennellone da cipria e sfumate, sfumate. Apri con pizzico di primer occhi, vado con una matita molto morbida a creare la struttura del trucco, ok? Poi prendo un pennellino angolato e vado a dare forma. E adesso vado a prendere il Color Tattoo Gold, quello oro, e lo applico nella prima parte come base. Anche se poi, come vedete qui, il pigmento che ho applicato di neve è un po' più bronzo.
Però questa cosa mi serve per dare anche proprio la struttura del trucco. Prendo il nero bello intenso della Naked, della palettina Naked Basic di Urban Decay e vado a calcare questo nero applicato. Sfumo leggermente questa parte qui con un pennello a sfumatura. E prendo un eyeliner in gel, questo qui è quello di Kiko, che è un po' geloso che ultimamente devo dire mi si stanno seccando un po' troppo spesso questi eyeliner di Kiko che io adoravo follemente, non lo so perché. Con il pennellino Tintoretto 3.0, come vedete non servono pennelli per forza che costano 30 euro, vado a creare la struttura in modo che sia un po' più netta. E poi che faccio? Vado con un correttore abbastanza cremoso, uso questo della Color Caramel e un pennellino piccolino, vado a pulire la parte esterna. Dopodiché prendo il nostro principale ombretto di questo tutorial. Ed è Tricket di Neo Cosmetics. Spruzzo un po' di Fix Plus nel tappino e lo vado ad applicare al di sopra dell'ombretto oro in crema. Poi prendo un pennello un po' più da precisione e applico lo stesso ombretto in questa parte qui bassa. Mi sfumo leggermente il nero con l'oro. Adesso applico una matita nera all'interno waterproof e vado ad applicare un filo di eyeliner, ovviamente solo in questa parte qui. Utilizzo quello lì che sto testando, il 2-in-1 eyeliner di Essence. Ed applico un bel po' di mascara. Sto utilizzando sempre il mascara Fox Lashes Volume di Yves Saint Laurent. Ovviamente non è un trucco per la pizzeria, anche se io andrò in pizzeria, ma perché volevo creare appunto qualcosa di particolare da farvi vedere, in modo da creare un occhio allungato. E anche se non è sfumato, vedete che è un bellissimo effetto comunque occhio da gatta, insomma. Questo credo sia l'ombretto che mi piace più dell'intera collezione, veramente molto particolare, anche se è brillantinato fondamentalmente. Vado a dare definizione con una matita per le sopracciglia, però siccome non voglio creare un effetto troppo fittizio, vado a utilizzare Venus di Nabla, che è il colore più chiaro. Ho allungato anche un pochino. Allora, sulle labbra io andrei un po' più naturale, però mi piace comunque giocare anche con i colori sulle labbra, anche se ho fatto un trucco un bel po' definito. Quindi oggi proprio facciamo uno strappo alla regola e vado ad applicare questo rossetto qui che vi ho fatto già la recensione, è il Matte Mousse Lipstick di Kiko. E come già vi ho detto, c'è un applicatore pessimo. E niente, questo è il trucco finito. Vedete, Tricket è veramente meraviglioso. E ho esagerato anche sulle labbra perché, vabbè, metterò la giacchetta di pelle, quindi ci sta anche. Però mi piace l'effetto, anche se il trucco occhio è molto intenso e deciso, insomma. Amore, 5 minuti, mi devo mettere le scarpe. Ok, questo è il trucco finito. Il protagonista è appunto Ticket, non Tricket come l'ho chiamato fino a 5 minuti fa, ma ormai mi è entrato Ticket, Tricket nel cervello, quindi lo chiamerò Vita Tricket, ma in realtà è Ticket, Ticket del circo, circo, Ticket, vabbè. Sul serio, cioè veramente anche se mi seguite su Instagram, cioè lo chiamo continuamente Tricket, quindi che Dio me la mandi buona, io vi mando un bacione e vado a mangiare una pizza così nella pizzeria del paesello. Alla prossima, ciao!